Bella a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale dal vostro Nico Gaming per questa nuova serie che inizia sul nostro canale. Come promesso, inizia una nuova serie sul canale, Need for Speed Heat. Ci siamo. E come piace dire a me, brucia i copertoni, non la tua anima. Speriamo che sia una bella serie, anche perché, dato che sono un fan della saga, a me sinceramente gli ultimi Need for Speed non è che sono piaciuti tantissimo, anzi i miei Need for Speed preferiti sono comunque i primi, ovvero Need for Speed il primo e il secondo. Allora, no, gioca da solo. Facciamo la modalità storia, perché qui è possibile giocare anche online. E staremo a vedere com'è questo Need for Speed. Anzi, devo ringraziare anche l'amico Mario, perché è lui che ci ha prestato questo Need for Speed per farcelo provare. Perciò lo ringraziamo in diretta. Aspettiamo il caricamento. Torno allo Speed Hunters Showdown. Palm City ospita ancora una volta il principale evento automobilistico del paese. Ogni giorno migliaia di appassionati faranno la fila per poter vedere in azione le auto con le migliori prestazioni del mondo. Ma che bolidi, qua che bolidi. potreste facilmente ritrovarvi in territori ben più pericolosi. Questo è il mondo delle gare clandestine, una scena popolata da temerari e amanti della velocità, intenti a sovvertire qualunque regola e infrangere la legge. A raccogliere la tua sfida troviamo il tenente Frank Mercer di Palm City, ora a capo di una task force stradale nuova di zecca. Sulle mie strade non ci saranno corse clandestine. Lo dici te? Se prenderete parte ad attività illecite di questo genere, vi E noi prenderemo parte a e attività se illecite, venirete perché a noi ci piace sgommare. tutto gas, resterete delusi, perché vi staremo col fiato sul collo senza mai darvi tregua. Questo è da vedere, poliziotto di minchia. Per voi non c'è via di scampo. Prima devi prenderci però. Sbirro. Palm City, 5 notti fa. Vai, vai che si parte! Vai con la nitro! Buon! Forse questo sbirro lo conosco. No, no, carino. È tutt'altro che carino. No, ho sbagliato.
Dai. Bene. Iniziamo bene. Maremma, oh. Non da capo, su, madonna. Torno all'ospedale. Oh, via, riproviamoci, ma porca. Hai perso l'auto? Lui l'ha perso. No, show. È colpa tua. Piangerai che ce l'ha fatta. Chi dice che ce l'ha fatta? Che ci facciamo? Inviamo un assassino. Aspetta, lì. L'hai sentito? Ci stanno riprendendo, ricordate. Show. È così che lavoriamo adesso. Le crew ripareranno. Chi vuole così beffe della mia unità, beh, la pagherà. Frank, sei un film sveglio. Per inviare un messaggio ci serve un messaggero. Tu sparisci. E se riempiamo te o altri della crew in città, farete la fine di quell'altro. Capito? Vattene!
Avvitagliati. Cazzo, l'hanno pestato anche a morti. Sì. Sei solo. Sei solo. Need for Speed Dead. Palm City, oggi. Garage della famiglia Rivera. Ah sì, controllerò. Ah, ehi, sono subito da te. Vieni. Mi dispiace. Serviranno delle cose. Per quanto sia importante combattere il crimine, una lotta in cui crediamo molto, il nostro lavoro è più di questo. Siamo al servizio di tutti voi cittadini. Ascoltiamo le vostre storie e tutti i vostri problemi in modo da creare una comunità migliore, in modo da creare un futuro più sicuro per... Scusa, sono troppe stronzate a quest'ora del mattino. Giusto. Senti, odio poterlo fare, ma se cerchi un'auto, mi serve un documento. Colpa degli sbirri. Ah, possiamo scegliere anche il nostro avatar. Bene, vediamo un po' chi abbiamo. Allora, c'è questo qui con la maglietta rosa. Il negro. Questo con la magliettina è figo, col cappellino. C'è questo qui che sembra... no, cinese no. No, mi piace questo qui con la magliettina. Il fighetto, questo qui. Lui. Esatto, lui. Yeah. Lui. Vogliamo lui. Quello col cappellino. Sono Lucas. Che ti serve? Gira pure che qui si gareggi. Oh, e come? Per lo showdown? Sì, voglio andare a correre. Senti, sarò sincero. Negli ultimi giorni la richiesta è la stessa, quindi il magazzino... Sì, vedi, quelle scarpettine da ginnastica come piace a noi. Non sono le migliori, ma sono buone. Dai un'occhiata. Scegliene una. Scegliamo la nostra, il nostro bolide. Dunque, abbiamo la Ford Mustang del 65. Abbiamo la BMW M3 Evolution 2 dell'88. Se no cosa c'è? C'è la Nissan 180 SX Type, Type X del 96. E c'è anche la Camaro volendo. E la Camaro ci piace. Nessuno tocca la Camaro. Ah, cioè, la Camaro è la sua. Ok, allora prendiamo il Mustang. Vogliamo il Ford Mustang. Noi ci piacciono i cavalli.
Mustang, sì. È adatta a noi quella. Conosco gente dello showdown. Se vuoi, posso provarti a pagare. Quindi, ragazzi, abbiamo scelto la Ford Mustang come nostra prima auto. Sì, ci sto. E ora vai a tavoletta. Allora, imposto un evento come destinazione, dopodiché chiudi la mappa per vedere il percorso sulla minimappa. Quella Idle Shores è tutta curve strette. Scegli e imposta l'itinerario sulla mappa. Rilassati, dobbiamo solo far arrivare l'auto intera alla partenza. Senti, ma tutti quei trofei? Sei un pilota. Erano del mio vecchio, Roberto Rivera, il gentiluomo. Ha ricostruito quella Camaro gialla del 67. Poi ha lasciato il garage. Doveva essere bravo. Sì, dicono tutti. Cosa grossa? Non mi da bene. È ottimo per gli affari. E se partecipi alle corse, e chi so. Sbam! Botti da Orbi. E a tutti gli altri a città. Inizia R1. Tornato garage su circuito, ok. Tratta bene il mio amico, eh? Rodare un'auto. Se è una delle tre, allora sarebbe più che rodata. Ti unisci a noi. Ah, grazie. Organizza un gioco principiante, se hai paura di sfigurare. Sì, certo. Spiritoso con Sam. Sei sempre benvenuto. Parliamo dopo la corsa. Buona fortuna. Fuori pista! Così, non farti mettere sotto. Bene, puoi ancora farcela. La macchina regga bene. Ascolta, ho delle cose da fare giù in città. La cosa migliore che puoi fare con tutti quei soldi è prenderti un kit per il nitro. Io
Ma se vuoi prenderne uno al negozio di ricambi, posso montarlo. Un consiglio, se vuoi competere nello showdown, devi continuare a modificare la tua macchina. E per questo ci vogliono soldi. Corri, vinci, modifichi. E questo ti permette di vincere corse più grosse per premi in denaro più grossi. Non è tutto qui, ma è la base. E il primo passo per te è comprare un kit per il vetro. Se compri una macchina da me, l'assistenza è inclusa. Non importa quanto te la cavi come pilota, un buon meccanico è indispensabile. Se vuoi guardare i palciti per conto tuo, accomodati. Dico solo che è più facile se qualcuno ti guarda le spalle. Se vai al negozio di ricambi, puoi anche passare dal vecchio circuito. Ora è abbandonato, ma quella pista ha visto parecchio movimento ai suoi tempi. Succede ancora quando non guarda nessuno. Perché era chiuso? Credevo che questa città vivesse per le corse. Si è portato fuori. È inutile. Te l'ha venduta Lucas? Sì. Lo conosci? Direi di sì. È mio fratello. Una volta era mia. Già, ah, ma va. Sei perfetta per un novellino. D'accordo. Ti spiace che è successo? Hanno scoperto le limitate per via dello showdown. Vendono solo a chi farà buon uso dei loro ricordi. Come me? Oh, ok. Un novellino arrogante. Vuoi dimostrare quello che vale? Ci sto. Il telefono. Sono Anna. C'è un solo modo di farsi un nome in zona. Tutto qui. Tutto qui. Devo sentire qualcuno. Tu resta in attesa. Ti chiamerò io. Ehi, mentre senti i miei contatti, puoi andare verso le Kiss. L'aggiungi a una stazione di servizio. Chiamola. Oh, e ho scaricato un'app sul tuo telefono. Grazie. Funziona come una radio degli sbirri. Lascia tutti, credimi, ti tornerà utile. Ehi, sono Zero Dex. Lucas mi ha dato il tuo numero. Oh, ciao. Guarda, ti faccio delle gare di pratica fuori da un showdown se vuoi venire a esercitarti. Senza stress, solo un po' di divertimento, dei premi e qualche storiella che posso raccontarti su Lucas. Ci sto. Ottimo. Ti chiamo quando inizia il prossimo evento. A presto. Ah, qua, ok.
e facciamoci un nome. Scopriamo un po' come funziona. È tanto che aspetti? Non importa. Bene, andiamo. Dove si va? C'è un cosa vicino alla spiaggia, non sei l'unico volto nuovo. Pensavo che volessi testare come te la cavi. Gira a sinistra qui. Forse servirebbe a farmi un nome. Senza non va da nessuna parte. Vuoi spendere i soldi dello showdown in pezzi di ricambio o partecipare a nuove corse? Allora la gente deve sapere chi sei. E il modo migliore per farlo è gareggiare di notte. Ci sarà la sarà la testa china su un cofano. Ha perso il suo smalto anni fa. Rivera, pensi di poter organizzare una corsa senza che io lo sappia? L'idea era quella, Kenny. Beh, sono qui. E questi novellini tremeranno a sentire il nome degli Speed Boys. Non pensi sia un po' da sfigati invocarti in corse dove non sei invitato? Se giri per queste strade sei automaticamente un bersaglio. Hai capito? Te lo rispiego. Ma ce l'ha con me. Ce l'ha proprio con te. Sono il number one da queste parti, perciò stammi a sentire. Number one. Fai quello che ti pare, ma per favore, battilo. Ti prego. Gira a destra, ci siamo quasi. C'è altro. Finisci la corsa e parliamo. Ci siamo? Vediamo cosa sai fare. Ti voglio filmare mentre guidiamo. Vai. Era sprint, frenata brusca. Sparisci, Ken. Su, forza! Mandiamo il motore in fumo! Fuori dai piedi! Ehi bastardi! Un consiglio! Se vuoi derapare, prova a schiacciare l'acceleratore appena prendi una curva! Oh, che succede, Poppante? Ti senti sotto pressione? Cazzarola, sei tu. Ho inquadrature fantastiche della tua gara. Non vedo l'ora di spostarle. Ehi, guarda. Quale pole preferisci? Tutte. Avranno voglia di scorsa. Figurati. Ne devi fare di strada per correre. Loro. Là. Sono in giro da anni. Lo showdown riempie la città di piloti. E loro cercare chi ha talento. Se ti accettano nella Liga hai accesso a tutto. Automobili, gare, ricambi. Ti chiedi che siamo qui ogni sera. Per questo.
Dico che Lucas ci abbia rinunciato all'ultimo momento. Tocco di lui. Assistita la segnalata gara clandestina in corso. I sospetti si muovevano ad alta velocità presso Westside. Merda. Muoviamoci prima che arrivino gli sbirri. Ti mando alcuni posti dove tenere un profilo basso finché le acque non si calmano. Io posso ad Ensure per sistemare il video delle tue imprese. Mi stavo divertendo. Puoi continuare la corsa se vuoi, la scelta è tua. Ricorda però, se ti metti nei guai, non farti prendere. Rovina un po' tutta la storia del prossimo momento. La mappa è immensa, è grossissima la mappa. Perché ci vuole correttata? Ha finito il 41 di noi. L'abbiamo
fare gli inseminati. Appena puoi, sai dove trovarmi. Ottieni il rep più rapidamente aumentando il livello di allerta. Gareggia di notte, partecipa ai inseguimenti della polizia e neutralizza le pattuglie per falsare il livello di allerta. La reputazione sblocca ricambi, performance e nuovi eventi. D'accordo. Diciamo così, se per te correre significa finire con le manette dei pizzi, beh, lei si rimane male. Ricordami chi di noi è finito dentro per davvero. Io ho imparato la lezione. Hai imparato solo a essere nervioso. Una volta che perdi la tua più, capisci che ora ti ora di nulla. Oh, tornare in quella gente. Beh, io... E quanto battuto? Non era all'altezza. Ma forse ho trovato chi lo è. No, questo è quello che credi tu. Dalle storie che sento gli sbirri, non scherzo più. Mira la bestia di niente. Su tutti degli sbirri. Papà mi ha fatto il discorsetto. Beh, dagli retta, mica. Sì, sì. Come? Calma. Dove? Ottima domanda. Ti va un gas? Sì. Si fermano in moto? Sicuri. Trova un libero ed è tuo. Sì, vai! Allora, per... Cosa si è fatto lavorare? Sistemiamo il serbatoio per il libro. Thank you.
Farsi notare, gareggio di notte per incrementare la tua rep, raggiungi alti livelli di rep per sbloccare nuove auto e ricambi performance. Non puoi acquistare niente senza denaro, gareggia di giorno nello sfidante showdown per guadagnarlo. D'accordo. Installato. Potrai usarlo ogni volta che ti servirà una piccola spinta. Personalizzazione? Effetti, assetto, quindi aspetta, carrozzeria. Non mi piace. Bello questo qui. Quanto mi piace questo. Air Performance. La Voltex. E la Speedhunter. Anche la Voltex è bella. Lo spoilerone ci vuole, eh. Vernice wrap. Vediamo un po'. Modifica wrap, repertorio. Niente. Modifica wrap. Vernice. Vediamo il colore blu, grigia, gialla. No, lasciamo la blu. Allora. Sospensione pneumatici, niente. Luce sottoscocca? Ma la luce sottoscocca costicchia. No, ce la metto, dai. Carrozzeria, vediamo un po'. Specchietti retrovisori. Cofano. Ho sentito che stai toccando la tua auto. Significa che fai sul serio. Non sarei qui. Sai, mi ha già detto alla ricca. Avrai bisogno di un aiuto. Da quello che ho sentito. E dicoci che vuoi che parlo parlati. Ho pensato che potremmo cercare di formare una che. A dire il vero. Sterosa. Dai, cosa dici? Dico che ci sei. Beh, ok. Se vogliamo fare la verità della lì, dobbiamo piangere contro un altro attacco. Ti ricordi quel che ho fatto con contratto di pazienza. È ora di battere la sua crew, gli Speed Boys. Tu devi dimostrare che sapi scorrere. Guadagnati un invito, poi penseremo al resto.
primo. Devo imparare a derapare un po' meglio. Bastardi!
primo. Pezzi di merda. Grande vittoria. Ok, per il momento ragazzi mi fermo qui con questo nuovo gameplay di Need for Speed Heat. Perciò mi raccomando, se vi è piaciuto questo nuovo video lasciate un like e naturalmente continuate a seguirci continuando a mandare il vostro supporto iscrivendovi al canale. A presto ragazzi per un nuovo video, ciao!